L'avvocato verrà in tribunale, non ci saranno problemi. Ci conviene una consensuale condivisione dei beni. Per la piccola non preoccuparti, io ti darò dei mensili. Dividiamoci con dignità e da persone civili. Come mi sento bene, da oggi non ho più la mia famiglia. Come mi sento bene, lo so che faccio a meno di mia figlia. Come mi sento bene, non ho più la rottura d'essere padre. Come mi sento bene, me ne ritorno a casa da mia madre. Ma guarda un po' la vita, i nostri sentimenti, che avarizia. È stato un grande amore, oggi è una diplomatica amicizia. Però mi sento bene, domani per le strade ci sarà un altro separato che torna insieme alla sua libertà. La domenica mattina, in blue jeans e scarpette giovanile, vado a prendere la mia bambina dalle 10 alle 7. Ogni volta le porto un pupazzo e lei mi tende le braccia, ma ogni volta è lo stesso imbarazzo ed io le volto la faccia. Vorrei sapere perché devo subire questa sofferenza. Se provo a non vederla, mi vengono i rimorsi di coscienza. Sapessi com'è strano vedere che non sa chi sono io. Sapessi com'è strano sentir mia figlia che mi chiama zio. Ma guarda un po' la vita, il non poterle dir la verità. È ancora piccolina, glielo diremo quando crescerà. Ma quando sarà grande, a cosa servirà l'affetto mio? Se quando sarà grande, per lei sarò soltanto il vecchio zio. Ma quando sarà grande, a cosa servirà l'affetto mio? Se quando siamo grandi, chi cazzo se ne frega dello zio?